Vai, Massimo. Buonasera a tutti, ciao a tutti, un grandissimo saluto a tutti gli amici di Trasimeno Prog e a tutti gli amici di Area Prog collegati con noi addirittura dal Brasile. Un grande saluto ad Alfredo che è qui con me in trasmissione, il nostro grande segretario della nostra associazione, il Factotum. Se non ci fosse lui sarebbe un grande problema per la Trasimeno Prog. E un saluto naturalmente a Paolo in regia. E un grande saluto anche a Erika Veronese che è qui con noi questa sera per darci una mano, perché questa sera appunto abbiamo un grandissimo ospite. Ha collaborato alla nascita dei fantastici Jethro Tull. Cari amici, stasera è con grande piacere che faremo quattro chiacchiere a casa di Clive Bunker. Ciao carissimo Clive, come stai? Ciao, 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 ciao. Ciao. Hello Clive, how are you? Tutto bene? Yeah, bene, 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 bene. Molto bene. Molto bene. Allora, direi di partire subito con la nostra trasmissione con la prima domanda. Erika, siamo nelle tue mani. Allora, bene, da bambino Clive, sognavi di fare il batterista o pensavi a qualcos'altro? Qual è stato il tuo approccio con la musica? So Clive, let's start with the first question. When you were a child, did you dream to become a drummer or did you have other things on your mind? How did you approach music? I never thought about music at all. I was going to be an engineer until my friends told me, you play drums, because they had guitars. Allora, sì, non aveva mai pensato di fare musica nella sua vita, lui pensava di fare l'ingegnere, e invece dopo che tra i suoi amici si sono comprati una chitarra, gli hanno detto, tu farai il batterista, e così è cominciata la sua storia da artista. Avanti, Claire. Ha qualcos'altro da dire? Anything else, Clive? Anything else? No. No. Ok, Alfredo, allora vai con la seconda domanda. Allora andiamo avanti. Dunque, ci parli, Clive, del tuo incontro con Ian Anderson e di come sei entrato a far parte dei fantastici Jethro Tull? Clive, can you tell us about the first time you met Ian Anderson and how you joined the amazing Jethro Tull? Ian Anderson was in a band called the John Evans Smash, who I went to see with Mick Abrahams, and we got to know them, and they said they would move to London, and we said, move to Luton. If you want to tell everybody that, Erica, then I'll continue. Sì, lui dice che la prima volta che hanno visto Ian Anderson suonava con un gruppo chiamato John Evans Smash, sono andati a sentirli appunto lui e Mick e li hanno conosciuti e loro hanno detto a Clive e Mick che avevano intenzione di trasferirsi a Londra, ma Clive e Mick gli hanno appunto consigliato di rimanere nell'area di Luton perché era meno costoso. Go Clive! Yes, the band split up, unfortunately, after Barry Barlow was the drummer with that band. And when he left, the band split up. And so we, Mick Abrahams and myself, said to Ian Anderson and Glenn Cornick, who was the bass player, let's form a band. Da-da-da! E allora, siccome non hanno avuto successo come speravano lì a Londra, un po' alla volta il gruppo si è sciolto, sono andati via un po' tutti i componenti di questo John Evans Smash e quando anche Barry Barlow, che era allora il batterista del gruppo, se ne andò, Clive e Mick hanno proposto a Ian Anderson e Glenn Cornick, che era il bassista dei John Evans Smash, di formare un gruppo e quindi così sono nati Jethro Tull con Mick, Clive, Glenn e Ian. È la storia della musica prog.
E la storia della yes. musica prog. Prog yes. music history began. I don't know. Andiamo al Alfredo. Se Clive non ha altro da aggiungere, vai, con la io testa. Andrei Alfredo con il primo video. Ok, adesso vediamo un video dei Jethro Tull tra i più famosi, all'isola di Wight, il brano è Nothing is Easy. Eccoci.
Eccoci qua, no? Clive ci raccontava durante il video, questo era un episodio carino da riportare, che appunto siccome lui inizialmente non sapeva nulla di batteria, allora cosa faceva? Andava ad una sala concerti che era fortunatamente all'angolo della strada dove abitava, andava tutti i weekend a sentirsi sei band, perché ogni weekend facevano suonare sei band in queste sale concerti, e per appunto imparare quanto più possibile dai batteristi che vedeva, e una volta tornato a casa si allenava suonando sui barattoli e così insomma lui è diventato il mito che conosciamo oggi, per cui mi sembrava interessante. Certo, sui barattoli, Clive, sì, con i barattoli sarebbe bello sentire qualcosa con i barattoli, se c'è. Clive, would you like to show something? Would I like to say something? No, to show, to play something. It's better if you play. An Irish thing. Okay. Thank okay, you. Clive. Grazie, Clive. Grazie. Okay. This is a allora. Real it's this size. Fantastic. Tira fuori tutto da qualsiasi cosa. Non è necessario lo strumento perfetto. Allora, Clive, andiamo con la prossima domanda. Aspetta un attimo, scusa se ti interrompo. Clive, didn't you have a tin? A tin? Yes. This is when I was going to say, when people that have never played before, you don't need to buy a drum, just hit anything. I have a tin, a coffee tin here. Ecco qua un esempio, quando uno non ha la batteria non gli serve comprarla, gli basta suonare quello che ha sotto mano, lui dice. Certo. And there's no coffee in it, but you can use the plastic lid. Si può usare il coperchio di plastica senza caffè dentro. Certo. Or the bottom, the metal bit. O il fondo. And so you can practice on anything. E quindi ci si può allenare su qualsiasi cosa. Fantastico. Ottimo, Clive. Thank you. Molto bene. Allora andiamo avanti. Sì. Dicevo, Clive, hai partecipato ai primi quattro bellissimi dischi dei Jethro Tull. Ci parli di quel periodo? So, Clive, you drummed on the first four great albums. Can you tell us about that period? It was crazy. After the first album, we went to America and we were touring for half of the year over there. Four months tours, twice, and it was crazy. Sì, dopo il primo album hanno cominciato subito a fare tour, sono andati in America per 3-4 mesi, era tutto insomma molto molto frenetico. And then for the second album, the third album, we were just touring and coming back to record the next album and touring and touring and touring. Sì, anche per il secondo e il terzo album non facevano che essere in tour. Prima mi raccontava anche nei giorni scorsi, prima in Inghilterra, poi in America, poi tornavano in Europa, poi registravano il nuovo album e poi ritornavano in tour. E quindi era tutto molto frenetico e insomma non si fermavano mai. And then when we recorded Aqualung, it just was insane. We just did not stop doing anything at all, and that was when I thought,
we were going to do the first world tour for 2 years and then go to live in Switzerland for a year, so 3 years away. And I had met this lady who wanted to marry, which, so it wasn't a good idea, if you want to say that bit, Erica. Okay. E poi quando insomma hanno dovuto registrare Acqua Lunga e fare il primo tour mondiale è stata una cosa quasi insostenibile, perché avrebbero fatto un tour non stop per 2 anni e poi un anno si sarebbero dovuti trasferire in Svizzera, e poi insomma la storia è continuata un po' diversamente per lui, però forse lo vediamo nella prossima domanda. Quello che lui mi aveva raccontato e che magari aggiungo è che durante tutti questi anni di tour lui ha anche dovuto fare un po' da autista, perché amava guidare, così hanno approfittato di questa sua passione per farlo diventare l'autista appunto della band quando dovevano spostarsi da luogo a luogo per andare a suonare, poi quindi doveva guidare, andare, smontare e ritornare indietro, e quindi insomma era tutto un po' frenetico per lui e intenso. Si aspettavano tutto quel successo che hanno avuto? Did you expect that success, Clive? Did you expect that? No. As a band, as Clive and as a band? No, none of us did. We were very lucky people, basically. No, nessuno si aspettava, nessuno di loro si aspettava un tale successo, si consideravano solo fortunati, alla fine si sono considerati solo fortunati, ecco, persone fortunate. La fortuna però non basta, bisogna essere anche bravissimi artisti, avere qualcosa da dare, insomma. Yes, fortune is not enough anyway, fortune is not enough, so maybe you had something more, for sure you had something more. I think as we toured for so much, we wanted to enjoy ourselves on stage rather than whatever. And so when Ian started dancing about, I started doing comedy in my drum solo, and we just enjoyed ourselves. And the audience seemed to like it more and more, so... Sì, ha detto che facendo quei tour in mani dovevano un po' anche divertirsi sul palco, e quindi nel momento in cui Ian ha cominciato un po' a fare il ballerino sul palco, Clive ha cominciato a fare un po' di teatro alla batteria, eccetera, il pubblico ha cominciato ad apprezzarli particolarmente, e quindi questo ha contribuito sicuramente al loro successo e al gradimento tra il pubblico. Molto bene. E Alfredo, continui tu. Allora, Clive, dopo il 1972, anno in cui hai lasciato il Jethro Tull, praticamente all'apice del successo, hai svolto anche degli altri mestieri prima di tornare ad occuparti di musica e di suonare con altre band. Ci racconti che cosa hai fatto? So after 1972, when you left Jethro Tull, did you do other jobs? What did you do after that big success? I to get married, I thought this is it, end of music. So I started a coach company, and I learned to drive lorries, which I've always wanted to learn to drive everything. So I learned to drive lorries, buses, coaches, everything. And started a company. Then I started another company, a factory, and then a dog boarding kennels with my wife. And so I was very, 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 very busy and totally no music. Allora, dopo che ha lasciato i Jethro Tull, li ha lasciati appunto, lo anticipava prima, per sposarsi, perché stare lontano 3 anni dalla sua ragazza non se la sentiva, ha preferito sposarsi e quindi ha lasciato completamente la musica e si è dedicato un po' alla sua passione per la guida, perché lui appunto ha sempre amato guidare di tutto e imparare a guidare di tutto, quindi ha imparato a guidare gli autobus, i camion, insomma ha avviato un'azienda
di autobus. Dopodiché, sempre nello stesso periodo e contemporaneamente, ha avviato anche una fabbrica metalmeccanica con il fratello di sua moglie, che nel frattempo era diventata sua moglie, e alla fine, sempre con sua moglie, hanno acquistato una fattoria vicino dove abitavano per allevare cani, e quindi hanno così creato un canile allevamento di cani. Quindi ha fatto di tutto fuorché musica, almeno per un anno. Sì. Ma guidi, Clive, guidi tutto, ma piloti anche l'aereo? Altrimenti ho qualcosa da insegnarti, eh? Do you drive everything? What about airplane? What about airplanes, Clive? Because otherwise Massimo could teach you something. That would be fantastic. I would love to fly an aeroplane. Yeah. I've flown. Sarebbe fantastico, Massimo. I have. Allora, quando viene in Italia, viene a volare con me. Yes, when you come to Italy, you can go to fly with Massimo. Fantastic, fantastic. I would love it. Thank you very much, Massimo. Ok, fatto. Molto bene. Yeah, molto bene. Allora, vediamo il secondo video. Ancora il Jethro Tull all'isola di Wight, un assolo di Clive che per molto tempo è stato uno degli assoli di batteria più lunghi. Noi naturalmente ne vediamo solamente un frammento.
Eccoci, siamo in diretta. Eccoci tornati. Dunque, prima di continuare con le domande, abbiamo un po' di saluti. Abbiamo saluti da Riccardo Cortecci, Stefano Vianello, Andrea Pancotti, Francesco Morando e Maurizio Lombardozzi. Poi c'è una persona, Les Paul 6811, che chiede: non hai rimpianto, Clive, di aver lasciato il Jethro Tull? There's a question, Clive, from the listeners, from the audience. Do you regret having left Jethro Tull? No, not at all, no. It was time I got out of that because it was not my sort of life. I didn't like going to gigs early and waiting till a long time after we finished playing before we could leave because of security, and getting to the hotel with hundreds of people outside, it was not fun to me. So okay. Ha detto che non ha nessunissimo rimpianto, era ora per lui di lasciare, anche perché la vita, insomma, della band a quel tempo non faceva più per lui, non gli piaceva andare nel posto del concerto troppo presto per aspettare ore prima di suonare e poi aspettare altre ore prima di poter tornare in hotel, perché appunto per questioni di sicurezza, e poi arrivavano in hotel e c'erano centinaia di persone fuori, insomma andare a letto tardi e ricominciare il giorno dopo era troppo per lui, e quindi ritiene di aver lasciato al momento giusto. There was one where we had to fly from Los Angeles to, I think it was Berlin or some big town in Germany, and we got there after flying forever, and we were doing the sound check, and security men come and said, you'd better get out of here, and we heard all this smashing and bang, and they destroyed the hall. So we flew from Los Angeles to, I think, Berlin for nothing. And they just wrecked the hall, and it's never been built since. So it was well time I left anyway. Sì, ha raccontato un episodio di quando da Los Angeles hanno volato per un sacco di ore per raggiungere la Germania, dovevano suonare, gli pare, non si ricorda bene, ma gli pare a Berlino. E stavano facendo il sound check finché un ragazzo della security non è andato a invitarli ad uscire, perché c'erano dei disturbatori, dei ragazzi che stavano distruggendo tutta la sala concerti, e quindi non hanno potuto neanche suonare perché hanno distrutto tutto e non hanno potuto risistemare in tempo per il concerto, e quindi hanno fatto tutte quelle ore, ha avuto tutto quello stress per niente, per cui insomma anche episodi come questo lo hanno spinto a mollare, perché a lui non divertiva più in questi termini. Bene, allora, prima del periodo Covid eri impegnato in tour con Martin Barr. Ci parli di questo progetto, di questa esperienza? So, Clive, before COVID, you were on tour with Martin Barr. Can you tell us about that experience? It was very interesting. We were playing older Tull tunes when I was with the band, and then later tunes after I had left. So I was learning new arrangements of the tunes I used to play. That's a good start. Sì, è stato interessante perché ha dovuto rimettersi a suonare sia pezzi vecchi dei Jethro Tull, sia quelli più recenti, e anche di quelli vecchi ha dovuto comunque imparare arrangiamenti nuovi. Go, Clive. Plus, their drummer and me were playing together, and that was really interesting and enjoyable, because Darby has a sound thing in his ear, so I had to keep the time exactly with him. So we had a really good a good time and a good laugh playing together.
And we had our own show behind Martin, and Martin didn't know about it. Allora, un'altra cosa che gli è piaciuta, gli piace di questo progetto con Martin Barr, è che si trova molto bene a suonare con il batterista della band, perché la band di Martin Barr ha un batterista oltre a Clive, perché per questo tour che stavano facendo con Martin Barr, Clive era un ospite in quanto festeggiavano i 50 anni dell'anniversario di Aqualung. Per cui si è trovato a suonare con questo batterista, Dubby Todd, e si è trovato molto bene. Lui deve suonare con lui e seguire, insomma, il suo ritmo, perché lui suona con un metronomo nell'orecchio, perché seguono appunto un timing preciso. Clive non lo usa, lui usa semplicemente il timing che gli dà questo batterista. Si sono trovati molto bene a suonare assieme, hanno un grande feeling, si divertono molto e, insomma, alle spalle di Martin Barr fanno un po' il loro show personale e si fanno anche le loro risate, e quindi è molto piacevole, oltre che interessante. Plus, Darby's dad used to play bass and I used to play in a band with his dad at one point, so that was good fun. E in più, insomma, lui suonava con il papà di questo Dubby in una band, per cui hanno un sacco di cose in comune, e quindi diventa ancora più divertente il rapporto che si è creato. Bene. Bene. Allora, ringraziamo Clive della sua disponibilità e vediamo ancora un video. Questa volta parliamo del periodo di Living in the Past, quindi ancora un video con i vecchi compagni. Song for Jeff.
aspetta che la ritrovo. Eccoci, tornati in diretta. Tornati, vai Massimo. Allora, io volevo innanzitutto riportare qualche saluto dagli amici che ci stanno seguendo, dal nostro vicepresidente Giannetto Marchettini, Giacomo Lelli, Maurizio Caldana, che addirittura dice Clive Bunker si nasce, non si diventa, Marina Montobbio, la nostra Marina che saluta tutti e ci ringrazia per queste bellissime chiacchierate che regaliamo, Diego Petrini, il batterista collega di Clive del Bacio della Medusa, di un gruppo di Perugia fantastico, che dice un caro saluto a Clive, ricordo ancora con grande affetto il concerto condiviso al Vintage Vibes a Tuoro sul Trasimeno nel 2009. Poi la nostra Marina, grande assolo, e poi abbiamo anche zia Rossana Lombardi che ci saluta tutti quanti. E Paola Tagliaferro saluta anche lei, molto interessante. Ho letto alcuni saluti, andiamo avanti con People Clive. Andiamo avanti con la prossima domanda. Senti Clive, tu porti avanti anche altri progetti, suoni anche con altri artisti, sei molto ricercato per le session, ce ne parli? So Clive, are you working on other projects too? Do you usually play with other artists? Do you often receive requests for drum sessions? Can you tell us something about all this? I have been asked to do various sessions, yes, but I'm not a session drummer, really. I am doing something for a very old friend of mine at the moment, which is recording drum parts for the old Shadows, Cliff Richard and the Shadows band. I'm doing all the drum parts for that he wanted done. But I don't do that much, no. I mean, I play, you know, with some bands in Italy more than anywhere at the moment, sometimes in Germany, but not a lot, no. Sì, al momento non ha molti progetti in piedi, lui appunto, a parte quello di Martin che si è interrotto e dovrebbe ricominciare a settembre, sì, non si ritiene un session man, quindi non è che si impegni in tante session di batteria, fa però per un suo ex compagno di gruppo, diciamo era un suo amico di una prima band che aveva, per lui sta tirando fuori alcune parti di batteria di brani strumentali dei vecchi Shadows. Questo suo amico appunto un chitarrista ritmico e gli ha chiesto di tirare fuori e le parti di batteria di questi brani strumentali degli Shadows. Questa è l'unica cosa al momento che sta facendo prettamente insomma a livello batteristico stretto. Per quanto riguarda il resto ha molti progetti in Italia, qualcuno in Germania, al momento non attivi, ma insomma è soprattutto in Italia che ha progetti paralleli, quindi con il Lincoln Quartet, con Ricky Massini, con i Beggars Farm, che sono un altro gruppo insomma piemontese, e quindi questo è quanto, ma al momento è fermo con tutti. Yeah, plus because of this because of this COVID thing, we haven't done some of the stuff we should have been doing with Martin. So that is going to continue. We start again September, but we're going to do some more next year as well, which we weren't originally. So, and I'm getting old. Allora ha detto sì che il progetto più importante, quello con Martin, si è interrotto a causa di questo COVID, ma dovrebbe ripartire a settembre e dovrebbe anche continuare il prossimo anno, cosa che non era prevista. E quindi sarà molto impegnato nonostante stia diventando vecchio, insomma deve tenere ancora duro.
Bugiardo, non è vero, non è vero che stai diventando vecchio, sei sempre fortissimo. You're not getting older, Clive. You are the best one, always. I know I look fantastic on the outside, but it's on the inside. So che dall'esterno sono ho un aspetto fantastico, all'interno il problema. Bene. Praticamente hai già risposto a quello che ti stavo chiedendo, però ecco, se hai anche ulteriori progetti per il futuro, però già un po' me ne ha parlato. Yes, you have already told about the answer of the next question, which is, have you got any future projects? So you've also told about Martin Barr's tour going on next year as well. Something else? I don't know. What I think we will have to do, because the we would have been doing from April, we would have been doing the Aqualung tour, but that won't be done now. We'll start again in hopefully in September, but I can't do it with Martin. I'm playing with somebody else in November, and so next year, I will probably do the Aqualung thing and see how that goes, really. Sì, allora con Martin Barr appunto dovrebbe ricominciare, spera di ricominciare in settembre, poi in novembre in realtà forse ha qualcos'altro da fare con un'altra band, ma non ha specificato perché appunto non è sicuro, e quindi siccome era ad aprile che avrebbero dovuto ricominciare fare il tour con Martin Barr dei 50 anni di Aqualung, ricominciando forse a settembre, poi dovranno proseguire anche il prossimo anno per completare quello che avrebbero invece fatto da aprile in avanti, ecco. Bene. Alfredo, se sei pronto, possiamo partire con il prossimo video. Sì. Questa volta vediamo il brano Teacher. We're going to play a couple of songs that me and Clive have played many, many times a long time ago. So we'll have a lot of fun, because it will bring back very fond memories. We'll be right back.
E poi dopo Alfredo parti te. Eccoci di nuovo. Allora abbiamo una domanda un po' tecnica da parte di Alessandro Vucosta. Riesco ad ottenere una batteria dalle sonorità anni 70 usando solo microfoni dinamici e la tecnica del close making. Ne abbiamo parlato un attimo prima, Clive, se vuoi rispondere. Clive, do you want to answer that question about the microphones? To get the old-fashioned sound, you need a to not have the drums deadened, but the you need distant microphones, overheads, and ahead of the drums and around in the studio. Plus, if you have the little close ones that are clipped onto the drum, you can get the tight bit of sound, but use the outside ones to get the old-fashioned big sound, basically. Scusa, però non sono sentito. Sì, dice appunto di usare dei microfoni panoramici, io credo si dica così, purtroppo tecnicamente non sono sicura, ma spero che l'ascoltatore abbia recepito il messaggio di Clive, che è sicuramente più tecnico, quindi usare sia microfoni panoramici che quelli applicati alla batteria, in modo che quelli panoramici catturino il suono anni 70 della batteria, amplificato dai microfonini più piccoli applicati alla batteria. Ecco, io non mi sono espressa in maniera tecnica, magari Erika, corretta, ma spero sei che abbia capito. fantastica, Erika, va bene. Allora, un'altra domanda, Alfredo, scusami, poi dopo ti passo la linea. Vai, vai. Una domanda, non una domanda, un commento da Giacomo Lelli, che anche se non sei più un ragazzo, Clive, sei sempre stato pieno di vitalità e questo il video di prima lo dimostra. Avere tu sul palco è sinonimo di garanzia, se glielo vuoi dire, Erika. This is a comment from Giacomo Lelli. Do you know Clive Giacomo Lelli? Have you ever heard Giacomo, he's a good man. So he said that even if you are not a young boy anymore, you have always been full of energies, and we saw that through the video they have just showed. And so you are always the best on stage, a guarantee on stage. Love to them. Yes, big love. And this is because Lincoln has lit us another cigarette. Allora, manda tanto affetto a Giacomo Lelli e si mette anche la mascherina per evitare che Lincoln lo affumichi con la sigaretta. Bene. Vai, Allora, Alfredo. sì, abbiamo una domanda dal nostro socio Giampiero, che ci ricorda che ha conosciuto Clive nel 2005 a Fidenza e questo incontro è avvenuto tramite tuo padre, Erika, Lincoln Veronese, che sembra che non ci sia, però fra un po' lo potremo vedere comparire, probabilmente. Allora, Giampiero chiede che cos'è per lui la musica e soprattutto il prog, è l'esaltazione della tecnica o è anche tanta gioia di suonare? So, Clive, now there's a question from Giampiero, a friend you met through Lincoln in 2005 during the convention in Fidenza. He would like to ask to you what music means to you, and he also would like to know if you think that prog is the celebration of technique, or also joy for playing. The music, it means a lot more to me, obviously, since I've been playing, but I've always listened to it. I never have liked what you might call pop music, like this group, The Shadows. They played instrumentals, but their big singles in England was Cliff Richard and The Shadows, which was pop music.
basically. If you want to say that, I'll carry on after that. Sì, allora mi diceva che non è che ci ha mai pensato troppo, però ovviamente come musicista sì, per lui è importante la musica, ma soprattutto, ma gli piace anche ascoltarla, insomma, non soprattutto, ma insomma, sia come musicista, ma anche come ascoltatore, per lui la musica è importante. E, in realtà non considera parte delle sue passioni la musica pop, per esempio ha detto sin da quando ero giovane ascoltavo gli Shadows, ma non mi piacevano diciamo tutte le hit, mi piacevano più i brani strumentali e quindi non le hit che uscivano più popolari, ma piuttosto i brani più di nicchia, quindi insomma sì, l'ha sempre ascoltata e ha sempre apprezzato le cose un po' più sofisticate. Go Klein. But then to play the more out there music, it got more and more and more interesting. And the one funny thing is, I was doing one of these weird albums in a studio, and Cliff Richards, that guy I was just talking about, he was in the studio next door. And he came and asked me if I would play a couple of tracks with him. And so he saw me playing what I would play with Tull, which he had never seen before. So that was good fun. Allora, ha raccontato anche questo episodio proprio a proposito di Cliff Richards, degli Shadow. Erano un periodo sono stati in studio di registrazione assieme in due sale diverse e un giorno Cliff Richards lo ha sentito, è andato a fargli i complimenti e gli ha anche chiesto di suonare un brano suo, quindi di Cliff Richards, degli Shadows. E quindi insomma si sono un po' visti e incontrati proprio quando lui era con i Jethro Tull. Bene. Nonostante insomma lui non lo apprezzasse così tanto, comunque hanno avuto questo incontro, ecco, quello è il senso un po' di quello che ci ha raccontato. Benissimo. Bene. Alfredo, vai avanti. Sì, allora, oltre a Jethro Tull, Clive, hai collaborato con altri artisti molto importanti, membri di Cream, Procurarum, Yes, Deep Purple. Tu sei uno dei più grandi batteristi in assoluto e hai suonato con i più grandi artisti in assoluto. Che cosa si prova? So, Clive, besides Ian and Martin, you work with other world-renowned artists like Cream members, Procol Harum, Deep Purple, Yes, and many others. You are one of the greatest drummers on the planet. How does it feel like, Clive? People don't know what they're watching, I think. I'm not as good as they think, but let them keep thinking that, because it makes me seem good. Sì, che le persone non sanno quello che guardano e lo ritengono molto più eccezionale di quello che lui in realtà è, ma va bene così, perché insomma per lui va bene se le persone pensano così di lui, ma lui è talmente umile che ritiene che questo sia oltre la realtà, ecco, questa considerazione che la gente ha di lui. If they want to, they can say a very handsome, amazing drummer. That would be really good. Potrebbero dire, se vogliono, che è un bellissimo e incredibile batterista. Ecco, questo magari... È vero! It's true, Clive, you are! Yeah, yeah. Allora adesso vediamo un altro brano, vediamo il video di Bure, uno dei successi più grandi dei Jethro Tull, tratto da uno special francese del 1969, è uno dei pochi video promozionali dei Jethro Tull. Peraltro questo brano è stato anche la sigla di un programma televisivo in Italia che si chiamava Tutti Liberi. È evidente in questo brano l'imbarazzo dei membri della band perché praticamente suonano in playback.
Jethro Tull. Parto io allora. Vai. Eccoci di nuovo. Come vedete, la griglia come era stata concepita all'inizio con un riquadro mancante non era un caso, non è che avevamo fatto noi una brutta coreografia, ma era tutto studiato per far entrare al momento giusto un carissimo amico che ci ha fatto da tramite per avere questa serata insieme a Clive. Il padre di Erika si chiama Lincoln Veronese. Non so se qualcuno lo conosce, però ha suonato molte volte da noi, ha fatto molti progetti. Allora, Clive. Grandissimo. Ciao, Lincoln. Ciao a tutti. Ciao, Clive. Ciao. Buonasera. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bene, ciao. Lincoln, ben arrivato. Che cosa hai fatto finora che sei arrivato così tardi? Hai avuto da fare? Potevi stare con noi già da prima. Ero in diretta streaming con Phil Collins.
Ah, va bene, allora sei perdonato. He's trying a troll joke again. It doesn't work, Lincoln. No. Non funziona sempre la stessa battuta. Bene. Allora io volevo intanto riportare i ringraziamenti da Giacomo Lelli e da Alessandro Vucosa per le risposte che Clive ha fatto alle domande di prima. Thank you for your answers, Clive. Your previous answers from Giacomo and Alessandro. What? Intanto, thank you for the answers. Intanto Paola Buoro manda saluta tutti e manda un bacione a Erika e a Clive. E zia Ross chiede a Clive se ha in progetto di venire per i 50 anni a suonare in Italia. So Clive, before Giacomo and Alessandro thanked you for the answers, okay? That was what they said. They thank you. And now, what's the name? Come si chiama la spettatrice? Zia Ross. Zia Ross is asking if you are coming to Italy with Martin Barr. With Martin? No. The list I've got is just the Martin Barr band. It's not me at all. So, or D. Yeah. Ok. No, allora ci sono dei concerti previsti di Martin Barr in Italia, ma non sono con la formazione che include anche Clive. Quindi Clive non sarà con Martin in Italia, perché appunto questo tour che Martin Barr fa comprende delle date che includono Clive e comprende anche delle date invece senza Clive, e quindi quelle in Italia non avranno Clive come ospite. Allora verrai a farti una vacanza da noi quando vorrai, senza, non armato del tuo strumento. So when you want, you can come to Italy on holiday. I love to come to Italy on holiday or working. It's a wonderful country. Yeah. Molto sì, bene. Allora sì, l'Italia, sia che sia in vacanza o per lavoro, per cui sempre un piacere. Benissimo. Allora, visto che è arrivato anche tuo padre, Erika, che ne dite di Clive di riprendere il tuo strumento e magari anche tu, Lincoln, non so se hai una chitarra vicino, volete farci sentire qualcosa? Vogliamo fare un esperimento? A qualche chilometro di distanza? A 200 chilometri da Londra e... in Veneto e qua a Castiglione del Lago, sul lago Trasimeno. Vediamo come esce fuori questo collegamento. Ci può essere un po' di ritardo così, per cui no, noi sì, proviamo, sentiamo cosa viene fuori, dai. Vai. Prendo, if you want to play something with my dad. Prendo la chitarra. Now he's taking his guitar. You have time to run away if you want. Do you want me to translate what he just tried to say? Chiede se vogliamo che lui traduca quello che mio papà sta cercando di dire. Assolutamente sì. Yes. I just run away now. Sta andando via. Certo. Don't try to find any heaven for my mind.
Live. Era fatto, ma niente è impossibile qua tra Simeno Prog. Grandi. Ottimo. Allora, abbiamo una domanda da un nostro socio carissimo, da Mauro, che ci chiede, caro Clive, secondo te chi sono o sono stati i migliori batteristi di rock progressive, naturalmente tu escluso? So there's Mauro asking a question. Who do you think have been the best prog rock drummers, beside you, of course? Nobody other than me. I was probably the best ever. But if I have to make a joke, I would probably say that Simon Phillips is a wonderful drummer and one of the best drummers out of England that plays ridiculously good drums is Phil Collins, he's got problems with his hands now, but he is amazing. And of course you've got, Darby Todd, the drummer with Martin, is an amazingly good drummer as well. And you've got so many, Ian Paice, that they've all got something. Even Keith Moon from The Who, I know they are thought of as a pop band, really, but the progressive drumming, he is amazing. They all are. Sì, ne ha citati tanti, in primis Simon Phillips, che lui insomma adora e ritiene un grande, poi al di fuori anche Phil Collins, poi ha nominato Ian Paice, ha detto ce ne sono tanti di batteristi che amo e che ritengo dei grandi. Anche Keith Moon degli Who ha detto, nonostante gli Who abbiano fatto tanti pezzi pop, ma tutto ciò che è stato il progressive all'interno degli Who è stato magistralmente arrangiato batteristicamente da Keith Moon, e lui insomma adora quel lato della band e la sua maestria. And don't forget John Bonham. E naturalmente anche John Bonham. Yeah, or else his sister won't buy me a beer unless I mention him. Sì, è così ininfluente e scontato la grandezza che non l'aveva citato, ma è uno dei suoi idoli da un lato anche lui. Molto bene. Allora, zia Ross ti ringrazia per la risposta di prima e ti saluta anche da parte di suo marito Gianfranco. A questo punto, Lincoln, sei entrato. Io, se tu hai una domanda intanto da fare a Clive, poi se... vediamo. Sì, beh, intanto ne ho una. Sì. Allora, Clive, how many women have you got under the table? Under the table? How many women have you got under the table? None. Parla anche in italiano. Quante donne ha sotto il tavolo? I have 12 behind the table. Ne ho 12 dietro il tavolo. Ok. Ah, bene. Attento alle spalle sempre, Clive. Mind your shoulders, mind your back. I always do. No. Sempre. Are there any Italian prog bands you know and prefer, Clive? Italian? Yeah, Italian prog bands. Yeah, I mean,
the Banco are a good band. Le Orme, I think, are a very good band. My favorite is probably PFM. They always amaze me when I watch them, and you know, all round good band. Yeah. Yes, allora yes. Sì, ne ha menzionate tre in particolare, ha detto il Banco, sono un gran gruppo che mi piace, Le Orme mi piacciono molto, e tra tutte, se deve citarne una, quella che preferisce in assoluto, seppur insomma ammirando queste due appena citate, quella in assoluto che preferisce forse è la PFM. E ogni volta che li sente ne rimane stupito, e quindi insomma, tra tutte questa un po' primeggia, ma tutte e tre insomma gli piacciono molto. Molto bene. Ne ho un'altra, aspetta, traduci. No, dopo, non ah. Avere fretta, non okay. Avere fretta. La notte è lunga, Lincoln. intanto, Alfredo, se tu sei pronto, io andrei avanti col prossimo video. Sì, prima di mandare il prossimo video, che è anche l'ultimo della serata, abbiamo un paio di saluti. Uno da Maurizio Lombardozzi, un grandissimo saluto a Lincoln, grande amico dei Tullians. E poi un saluto da Manuel Smagnotto. E allora vediamo l'ultimo video, e parliamo di Clive Bunker e Linton Quartet, una manifestazione, il Trieste Rock Summer Festival, in Piazza Unità d'Italia, appunto a Trieste. My sister, said you listen to what I say. Listen, my sister, said you listen to what I say. I don't feel so good. We don't want to help you to my bed.
mortal feeling is my head. Until I get put together, all that awful feeling is in my head. Vai Massimo. Allora, do di nuovo la parola a Lincoln per la prossima domanda. Ci stiamo avviando verso la conclusione. Allora, Clive, what do you think about Italian food? What is your favorite dish? Erika, traduci. È molto interessato ai gusti di Clive, per cui per quanto riguarda il cibo italiano. Vediamo cosa ci risponde. Go Clive, you can answer. To say I have a favorite Italian dish, I can't say that. Every time I come to Italy, somebody brings me something that I haven't had probably before. And I think, oh. And it just gets better and better. I mean, the Italian food is, well, it is the best in the world, full stop. What have you got? America, you got hamburgers. Yeah. You know, and the difference in food in Italy is amazing. And I love it. Sì, ha detto che è difficile dire quale sia il suo piatto preferito, perché ogni volta che viene in Italia comunque gliene propongono uno nuovo ed è sempre per lui buonissimo. Ha detto il cibo italiano è tutto buono, è il mio preferito sicuramente, è il migliore al mondo, perché in America cosa hanno gli hamburger e cosa c'è di speciale, sono sempre la stessa cosa. Qua in Italia invece c'è una varietà e una qualità, insomma, che è unica, per cui lui adora tutto il cibo italiano, tutto quello che ha provato finora. Mm-hmm. But you know that anyway. Sorry? But you know that anyway. Yes. Ma noi lo sappiamo comunque che è così, che il nostro cibo, insomma, è il più buono, ma... Thank you, Clive. Grazie, Clive. Okay. Thank you, Clive. Thank you. It's allora, leggo qualche altro messaggio. Maurizio Caldana sostiene che Clive è il suo sosia, che sono uguali, non lo so, questo è da verificare. Giacomo Lelli, bellissimi ricordi che rimarranno indelebili. Piero Cortecci, un grande saluto a Lincoln da Civitella in Musica. Paola Maria Giovanna Zennaro, Clive, Giacomo, Lincoln, Emanuel. E ancora, va bene, io vorrei, tu Erika, ci hai sostenuto tutta la sera, hai qualcosa da dire tu a Clive? Glielo dico anche a Clive. Clive, they are asking me something to say about you. Are you worried? Sei preoccupato, Clive, perché mi hanno chiesto di dire qualcosa su di te. No, I'm not worried. You know, Lincoln can say whatever he wants. I have to say that. Oh, you? Yes. Now I'm worried. Devi essere preoccupato, Clive. Pensava che fosse mio papà a parlare e invece aveva capito male, sono io e quindi è preoccupato. No, è quello che posso dire, quello che ho notato in tutti questi anni in cui comunque ho avuto la fortuna di vederlo e di, insomma, essere
vicina sia sul palco che dal punto di vista umano, comunque l'ho vissuto molto e quindi trovo che abbia un'umiltà molto, molto rara, ecco, per essere stato e per essere tuttora il grande musicista che è. Quindi uno si aspetta da un grande del genere che magari possa essere un po' meno modesto, ecco, un po' più, tirarsela un po' di più, per così dire. Invece ha sempre mantenuto una modestia unica e si è sempre divertito tantissimo sul palco e mai una volta, insomma, ha mancato di trasmettere al pubblico il massimo, anche se magari le cose non erano al top. Per cui, insomma, io credo che se abbiamo in Italia la fortuna di andarcelo a gustare sia solo appunto un lusso che riusciamo a toglierci se possiamo. Per cui, Clive, thank you because you have always been so modest and so happy to play in any situations, and you have always amazed me in that sense. And so for me, it has always been a pleasure to listen to you, to see you on stage, and for everybody, I think it can be a real value listening to you and meeting you. I will tell you my bank account later, okay? Gli dirò il mio conto corrente, il numero di mio conto corrente dopo. Giustamente. Molto bene. Io sono contento veramente di questa bellissima serata. Siamo arrivati in fondo. Ringrazio te, Lincoln. Ringrazio Erika, ringrazio naturalmente Alfredo, Paolo, i nostri tutti soci della Trasimeno Prog, ma ringrazio soprattutto questo grandissimo artista che questa sera ci ha proprio dato questo grande piacere di questa serata insieme a lui, Clive Bunker. Clive, grazie mille, cosa Thanks. Dire, grazie. Honor for everybody to have you. It's been a total pleasure and thank you very much, and we will fly together one day. Yes. Quindi è stato un piacere anche per lui e vuole farsi un bel giro in aereo con te quanto prima. Assolutamente sì, sì. Ok. Molto bene. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Ciao. See you tomorrow, Clive. Ciao, Clive. Ciao. Ciao. Ciao.